su dopo il 48 tenere in piedi un simulacro di organizzazione che serve solo a perpetuare, voglio dire, lo spettacolo di un piccolo gruppo di militanti. Il movimento ormai è nelle strade, la rivoluzione è nelle strade. La stessa cosa fa nel situazionista. Cioè sostanzialmente De Bordi dice: noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo in qualche modo costruito, lasciatemi passare l'esempio un po' banale, lo specchio nel quale una generazione potesse guardarsi e riconoscersi. Le gambe ce l'hanno, vadano. Tutto quello che noi potremmo fare oggi è farlo da tappo, cioè mettere il nostro io di piccolo gruppo come un tappo sulla creatività di un movimento. In realtà il 68 è stata anche una grande sconfitta politica per De Bordi, perché nel libro io cercato anche di, in qualche modo, non tanto di metterlo in evidenza, perché poi alla fine è una cosa di cui mi sono reso conto anch'io poi rileggendolo, no? Perché è stato, soprattutto nell'esperienza francese che non a caso si consuma in pochi mesi, l'incontro mancato tra gli studenti e la classe operaia, cosa che invece non ci fu in Italia, per tutta una serie di motivi che sarebbe molto lungo, per cui il 68 da noi fu un lungo 68 che durò almeno fino al 77, e che ebbe poi il suo momento proprio di svolta con il fallimento, la grande sconfitta operaia, la Fiat Mirafiori nell'80, la marcia, dove noi erano 30.000, dicevano i compagni della Quarta Torino che erano 5.000, ma bastavano quelli perché fu, a questo punto si sbragò, no? Si aspettava solo la pretesto per dire basta, arrendiamoci. C'è Cesare Romiti che a caldo, dopo quell'esperienza, scrisse un libro di memorie, e Cesare Romiti, quello che una volta avevo chiamato un avversario di classe, no? Però che come gli avversari di classe vere le cose le diceva, e quindi voglio dire in qualche modo era molto chiaro nel fatto che fosse un nemico, cioè non c'era dubbio, non era dalla parte dei lavoratori. Oggi una delle confusioni della Falex sono tutti dalla parte di tutti e quindi non si capisce più tu chi sei e chi è l'altro. Romiti era chiaro allora e lui dice: io mi sono fatto portare da un'amica a fare il giro dei picchetti e ho visto poca gente, gente demotivata, un'area di totale abbandono, erano nel pieno della lotta, era appena andato Berlinguer davanti ai carcelli, e dice: io ho capito che era il momento di affondare, perché ho visto che era fatto un Lenin, diciamo, dall'altra parte, ha capito quando era il momento dell'ottobre, no? Questo è il momento, se non lo facciamo adesso non vinciamo. Ha fatto e ha affondato nel burro. Lì in Italia abbiamo avuto questo lungo percorso. In Francia no, ed è un incontro mancato. Si aprirebbe un grosso discorso su questo. È un incontro mancato perché? Una delle spiegazioni che danno i militanti situazionisti è: ma quando noi siamo andati davanti alle fabbriche, in realtà a noi interessavano poco gli studenti, a noi interessavano gli operai, perché era lì la contraddizione. Siamo andati davanti alle fabbriche e non abbiamo potuto parlare con gli operai perché tra da noi e loro c'era servizio d'ordine della CGT e del PCF, armato di mazze e bastoni, e il discorso è stato chiuso sul piano militare. Questa è la tesi. In realtà altri sostengono altre cose con un po' più, diciamo, profondità, no? Non è che il discorso dei situazionisti era un discorso che necessitava una serie di mediazioni e di traduzioni politiche che l'internazionale situazionista non solo non fu capace, ma non si pensò nemmeno di fare, no? E quindi sostanzialmente in qualche modo fu un grande momento di enunciazione, ma poi incapace di tradurre in qualcosa che diventasse non solo una pratica, come quella degli studenti nella notte delle barricate, ma una coscienza diffusa a livello più generale. Oppure c'è una terza cosa, che è quella su cui sostanzialmente mi oriento più io, insomma, e anche una serie di vecchi, diciamo perlomeno coetanei, insomma. Cosa è stato quegli anni? E quindi anche il situazionismo, che in quel momento ebbe il suo momento più forte, no? Noi credevamo allora di essere all'alba di un'epoca nuova. Abbiamo vissuto quel biennio 68-69 come gli ebrei credo potessero vivere l'avvento del Messia, insomma. Cioè abbiamo pensato che si aprissero tempi nuovi e che noi fossimo in qualche modo coloro che annunciavano i tempi che stavano per venire. Oggi, e non da oggi, io
cominciato a pensare che forse noi invece eravamo i testimoni di un tramonto, di un mondo che cambiava, non tanto perché non c'era più lo sfruttamento, l'alienazione, che anzi prendeva forme totali, totalizzanti della vita, ma perché non perdeva di centralità quella contraddizione, perdeva di contraddizione soprattutto quel luogo che era la fabbrica. E quindi noi in qualche modo eravamo quelli che stavano facendo l'ultima battaglia di una storia, non la prima di una serie, ma l'ultima. E che quindi uno dei motivi della sconfitta, insomma, fu sostanzialmente che noi chiudevamo un'epoca che era l'epoca della fabbrica come centro, insomma. Mentre i meccanismi del dominio, i meccanismi del potere si spostavano e diventavano sempre più sociali, sempre più, voglio dire, a dimensione dell'intera società e dell'intera vita delle persone. E con questo arrivo, e chiudo all'inizio del discorso, magari un po', non sono tornato fino adesso, cioè, e questo però mi dice che De Broglie è stato estremamente, ed è estremamente attuale. La sua tentativo di rovesciare questo mondo è un tentativo che è stato sconfitto. E allora che cosa ci resta? Tanto una cosa, ci resta l'idea che si può provare a pensare un mondo diverso. E oggi, in questa, una delle grandi cose che io trovo, voglio dire, dei grandi proprio macigni che pesano su di noi, è il fatto che ci guardiamo attorno e non troviamo più nessuno in grado di pensare un altrove. Cioè siamo tutti nella dimensione di questo mondo, siamo tutti prigionieri di quest'isola, siamo tutti come il personaggio del film sotto un'enorme cupola che è uno studio televisivo e crediamo che quello sia il mondo e invece basta sfondare quella parete e scoprire che il mondo è fuori, ma non siamo più capaci di fare questo, che è quello che ha fatto Marx. La grandezza di Marx è pensare che c'era la possibilità di un altro mondo, di un altro. E De Broglie questo ci insegna, no? Che si può pensare un altro. Lui poi finì la sua vita a 63 anni, tra l'altro con un suicidio per molti motivi, compreso il fatto che stava molto male, aveva delle sofferenze anche fisiche molto forti, quindi diventava intollerabile anche la malattia. Però voglio dire, era un uomo non sconfitto, ma sicuramente molto pessimista negli ultimi anni. Nell'88 scrive i commentari alla Società dello Spettacolo, che sono molto interessanti e per certi aspetti più interessanti ancora del libro del 67, perché lui in qualche modo riaffronta quei temi 20 anni dopo che sono successe tutta una serie di cose che stanno anche per succedere, compreso il crollo della visione del mondo nei due blocchi, no? E dice una cosa che è terribile. Dice: noi abbiamo potuto alzarci in piedi e, per l'appunto, testimoniare in qualche modo della possibilità di un altrove, perché venivamo da un mondo che lasciava ancora spazio, dove sostanzialmente il potere del capitale non era così pervasivo e totale. I giovani di oggi, cresciuti in una società spettacolare, questo ricordo anche vago di un altrove non ce l'hanno e quindi sono una situazione molto peggiore della nostra generazione, perché però è molto molto difficile poter anche semplicemente pensare che ci sia un qualcos'altro oltre alla vita che vivono. Quindi lo so che non sono riflessioni simpatiche, ma noi veniamo da sconfitte, voglio dire, e ci sguazziamo dentro e ci dobbiamo attrezzare per andare avanti. La mia generazione non le vedrà, ovviamente, voglio dire, ma continuo a essere fiducioso con questa cosa, perché mi sono un chiacchierone, ho detto, parlavo un po' di Lenin in Svizzera, pochi mesi prima che scoppiasse la rivoluzione di febbraio, dice: la mia generazione, noi testimoniamo di un avvenire possibile, di un altrove possibile, ma la mia generazione non vedrà mai una rivoluzione. Quindi, ripeto, siccome comunque noi viviamo in un'epoca di sconfitta, di arretramenti, anche questo tipo di lezione, diciamo, di testimonianza ci serve, soprattutto su un piano, lo diceva Pasquale nella sua introduzione, su un piano morale. Noi abbiamo dimenticato il fatto, Gramsci ce lo insegna, no? Che la lotta politica è prima di tutto lotta morale.
è una battaglia per l'etica, ma per l'etica, per avere il rispetto di te stesso. Perché se tu non conquisti il rispetto di te stesso, voglio dire, non ti fai, ti puoi guardare allo specchio, perché non costruirai mai nulla, oppure costruirai un mondo presuntamente liberato, ma che poi riproduce i meccanismi dell'oppressione, e noi l'abbiamo passata anche questa esperienza. Quindi meccanismi profondi, e ritorno a dire, in questo l'esperienza del movimento femminista è fondamentale ed è una dei grandi lasciti, ed è una delle grandi cose che ci fanno dire: 68, nonostante tutto, è stata una rivoluzione, anche se non si è preso il potere, anche se si è stati sconfitti, perché su alcuni piani non si è tornati indietro, e il piano del pensiero di genere, della differenza, è fondamentale, fondamentale, voglio dire, perché veramente un punto di svolta. Lì sì che veramente uno si guarda dentro, ecco, è centrale questa cosa. De Bort ci ha aiutato a fare questo percorso. Grazie della vostra pazienza. Beh, come sempre continuiamo il dialogo in forma di discussione. Prego, prego. Prima una notazione su Romiglio. Ho letto anch'io quel libro di memorie. Praticamente è una intervista in ginocchio, è un'intervista in ginocchio. Di, ho letto anch'io il libro di memoria di Romiti, praticamente è un'intervista in ginocchio fatta da Giampaolo Pans. E volevo dire, però, dopo 35 giorni gli operai, io credo che poi, diciamo, a un certo punto. Invece la domanda che volevo fare riguarda appunto, nel 1968 il ministro della cultura di De Gaulle era famoso scrittore André Malraux, anche praticamente gli altri ministri erano tutti uomini non reazionari, venivano dalla resistenza, hanno fatto la resistenza con De Gaulle, che era il loro leader. E volevo sapere appunto il rapporto fra i situazionisti De Bord e appunto il ministro della cultura André Malraux. Diciamo sì. Grazie. Allora, una cosa, sono d'accordo anche sul discorso dei 35 giorni. Se mai, voglio dire, c'è da stupirsi che abbiano retto tanto, no? La sconfitta della Fiat è in qualche modo l'apertura di una pratica che noi vediamo oggi totalmente dispiegata, che è quello del lasciare le lotte totalmente isolate a sé stanti. Oggi noi non è che non abbiamo lotte, è che sia le lotte di fabbrica sia le lotte nel sociale sono semplicemente limitate a quel contesto, non escono dal contesto di quel territorio e di quella fabbrica, non riescono a diventare lotta complessiva, non riescono. Una volta dicevamo c'era l'intellettuale complessivo, c'era voglio dire, il partito che faceva quello, oggi questo non esiste nemmeno sotto forma di movimento, no? Il partito di Marx, che era un grande movimento poi alla fine, no? Voglio dire, non c'è neanche questo. Quindi secondo me allora fu anche una scelta legata a tutto un contesto che era un contesto anche molto particolare. Comunque, detto questo, voglio dire, sul discorso con Mao, non credo che ci fosse mai nessun rapporto. Io, per fare questo libro, mi sono basato soprattutto perché, secondo me, poteva essere uno spiraglio un po' voyeuristico, però efficace, per entrare in certe dinamiche, visto che De Bort fu molto malizioso nella sua vita nel parlare di sé. Fu un continuo velare e svelare, un continuo dire e non dire, no? Lui c'è un passo in cui dice: io ho sempre detto la verità, ma mai per intero. Quindi ha sempre fatto un'opera di informazione contro informazione, no? Ha sempre detto tutto e voglio dire è anche al limite il contrario di tutto, no? Che è un po' esoterico alle volte anche nello scrivere, no? D'altronde, voglio dire, a quel tipo anche di avanguardie artistiche, letterarie, surrealisti, insomma, portavano anche a quello. Lui non ha nessun, mi sono quindi concentrato soprattutto sulle opere, poi non ha scritto molto, lui diceva, e lo portava come merito, dicendo: ho scritto molto meno degli intellettuali della mia generazione, ma in compenso ho bevuto molto di più. Sosteneva questa cosa. E ci muove, con lui di fatto di una specie di cirrosi. Detto questo, però, voglio dire, a parte le opere che sono migliaia di pagine, non è molto, tra l'altro riunite tutte in un volume della Limardi, quindi si consultano anche facilmente, c'è poi l'epistolario, che invece è una miniera. Non c'erano ancora le tastiere, per fortuna le mail, quindi si scriveva ancora. Lui non ha conservato, voglio dire,
le lettere ricevute, salvo pochissime, ma ha conservato quasi tutta copia delle lettere che ha mandato. E adesso è finita quest'opera di edizione, ci ha messo un po' di anni, in Francia ne sono usciti 8 volumi. Quindi sono alcune migliaia di pagine, sono volumi piuttosto corposi, sono alcune migliaia di pagine che partono dall'adolescenza e arrivano sostanzialmente fino al giorno stesso in cui si spara, no? Che lascia l'ultimo scritto, l'ultima lettera alla moglie. Se noi guardiamo questi 8 volumi di corrispondenza, non appare nulla, non solo rivolto a Marot o altri intellettuali, ma voglio dire anche solo di prenderli in considerazione. Loro si consideravano totalmente estranei a quel mondo, che per loro era il mondo della decadenza, era il mondo, voglio dire, dell'apparenza. Non gli davano proprio alcun peso. E a volte ci colpisce pure questa cosa in maniera persino, forse ci pare persino eccessiva, per esempio nei confronti della Beat Generation, di Ginsberg, di Kerouac, no? La posizione di Debord fu, dice, un puzzo di uova marce di questo così misticismo deteriore, perché questi comunque, no? Cercavano l'illuminazione, il Dharma, tutte queste cose, no? Dice, basta, cioè, con questi che ci appestano, ecco. Quindi, e anche verso la cultura progressista, considerata tale, il lancio del giovane Debord come personaggio in qualche modo conosciuto, in una ricerca molto piccola, ma conosciuto, avvenne nel 52, lui era da un anno a Parigi, quando arrivò Chaplin a Parigi. E Chaplin aveva appena subito, non un processo giudiziario, ma un processo per via della stampa, negli Stati Uniti, devastante. Lui era cittadino inglese ed era stato espulso dagli Stati Uniti, praticamente esiliato all'inizio degli anni 50, nel pieno del maccartismo, perché è considerato filo sovietico e comunista. E era tornato in Inghilterra, poi andò a vivere in Svizzera, la regina d'Inghilterra l'aveva ricevuto, credo l'abbia fatto addirittura baronetta, poi era andato in Francia. Ed era stato accolto come, erano gli anni della contrapposizione più aperta, dei blocchi, della campagna dei partigiani della pace, quindi era stato accolto dalla cultura francese, che come in Italia era una cultura largamente, diciamo, egemonizzata dal Partito Comunista, era stato accolto come l'esule, come il martire. E De Bord lo va a contestare con un volantino che riporta integralmente, dove parla di pornografia dei sentimenti e dice basta, voglio dire, no, avete finito di far piangere sulle vedove e sugli orfani, no? Siete un reazionario, no? E l'avete dimostrato tutto con il baciamano che avete fatto alla giovane regina, che era la quale ancora era persa di trono, ecco, no? Regina di Inghilterra. La cosa scatenò uno scandalo enorme anche a sinistra, fu considerato una provocazione, perché in quel momento Chaplin, oltre che essere considerato un maestro del cinema, era considerato anche, come dire, un testimonial del macartismo, insomma, era uno che in qualche modo testimoniava di un occidente che si diceva il mondo libero, ma che in realtà poi perseguitava gli intellettuali dissidenti, quindi attaccare Chaplin era sputare, voglio dire, in casa propria, no? Tant'è vero che su questo Debord ruppe con Guizou, che guru, noi potremmo definirlo così, voglio dire, che aveva messo in piedi questo movimento d'avanguardia lettrista, dove lui si inserisce nel 51 e segue i lettristi da Cannes a Parigi, e rompe, perché lo stesso Guizou, che pure era estremo nel modo più assoluto su tutto, sull'attacco a Chaplin prende le distanze, perché è politico, e a questo punto Debord rompe con altri 4, formano l'internazionale trista e dicono che è un reazionario pure su, ecco, insomma. Quindi non c'era nessun tipo di rapporto. Anche sul piano fisico, quando costruiscono questa base rossa, per usare un termine un po' maurista, cioè questo loro luogo, questo Chemonot, che era questo bistrò proprio di ultimo livello, dove si beveva del vino pessimo, si mangiava delle pessime cose, ma che avevano il merito di essere pochissimo costose, soprattutto era aperto tutta la notte, questa era gente, Debord, non la maggior parte dei marginali senza casa, gente che dormiva sul metro,
cioè che faceva il giro di Parigi continuamente solo per dormire d'inverno in un posto caldo, tanto per dire, no? Che dormiva nei portoni.